Allora, comunque l'iniziativa di oggi, come vedete diciamo, nel vostro volantino, praticamente è legata alle criptovalute e Bitcoin. Titolo che ha incuriosito molte persone, incuriosito anche me. Praticamente si sente parlare, no, di questa cosa, si sente, però un pochino che cosa sono, io sono piuttosto ignorante su questo contenuto specifico. Quindi abbiamo invitato una persona ovviamente più competente di noi che può presentarci un po' questo elemento. Infatti il sottotitolo è molto interessante. Cosa sono questi criptovalute e Bitcoin e perché cambieranno il mondo che ci si avvicina davanti a noi, no? Che si prospetta davanti a noi. Questa è un po' la riflessione, perché vogliamo capirlo meglio, perché se intervengono dei cambiamenti che sono legati al mondo, io non so che cosa sia, sono preda di chiunque mi voglia prendere in giro, perché qualunque cosa mi dicono io dico sì, sì, sarà così, no? Perché non ho competenza. Mentre invece l'iniziativa, la cura di questo tipo di incontro è, come vedete, di Massimo Bertacini, che è qui presente. E non ho con me invece il lungo elenco che a memoria non saprò di sicuro, però lui si è laureato a Bologna in economia, scienze economiche, poi è passato in America praticamente e per un dottorato che chiedo lui di spiegarlo meglio perché tre parole. Non io ho già il microfono. Ah, cioè, benissimo. Sì, ho un PhD in Computational Finance e mi sono appassionato, ho studiato le criptovalute. In effetti quella di oggi vuole essere un ragionamento non tecnico, ma che porta un po' alle basi della tecnologia delle criptovalute, in particolare Bitcoin e la blockchain, e fondamentalmente la mia esperienza nel settore deriva non soltanto dai miei studi diciamo in finanza computazionale, ma anche da una startup che io ho fondato che si chiama CryptoLab e che lavora nel settore soprattutto della crittografia e della cyber security. Direi che quello di oggi sarà un excursus molto, molto variegato e vorrei poi dopo lasciare un po' di spazio anche al dibattito e a qualche domanda. E quindi non so se... Bene, allora completo io con tre notizie. Ha avuto premi a livello degli Stati Uniti sopra alcune startup che avevano attivato e sopra al Silicon Valley, no? Un premio specifico della Silicon Valley. Come in più insegna con contratto a termine in una delle università americane. Non mi ricordo qual è, non sembra troppo difficile per essere. Quindi la persona è competente in quel filone e quindi è qui per questo motivo. Prima vi anticipo adesso, perché è inutile che alla fine è un'altra cosa, che praticamente nel futuro, futuro non troppo lontano, praticamente presenteremo sempre in questa stanza, sempre in questo ambiente, uno dei suoi libri su questo tema. Quindi, può essere anche rimandato se uno è più curioso o vedere anche ci sarà questo tipo di occasione. Bene, gustiamoci assieme perché mi metto qua anche io. Ringrazio Bruno, ringrazio tutti, sono anche abbastanza emozionato perché dopo due anni di conferenze online è la prima che facciamo in presenza e quindi ha un sapore diverso, no? Per tutti, c'è cioè, un aspetto umano più che quello tecnologico che insomma sì. Si vede, ma è sempre, no, con lo sfondo di dietro che sembriamo degli avatar. Ora, criptovalute e blockchain, darei un warning innanzitutto. Io non sono qui né per vendere criptovalute o tantomeno per indurvi a comprare o fare trading. Quello che mi preme dirvi è che l'excursus sarà appunto abbastanza non sul tecnico, ma comunque toccherà un po' tutti i punti che
che diciamo così, che sono inerenti sia al Bitcoin principalmente e alla blockchain. Immagino che la vostra conoscenza relativa a queste monete, cioè questo io non posso sapere, però chi di voi ha già qualche conoscenza relativa al Bitcoin, quindi ha un wallet per capirci, scambia Bitcoin, bene. Però chi di voi sa esattamente la crittografia che c'è sotto, quindi la matematica che c'è sotto, sono veramente pochi. Ora, intanto comincerei dalla moneta tradizionale comparata alla digital coin. Fondamentalmente conosciamo tutti la moneta tradizionale, nacque, diciamo così, prima del Medioevo, ma diciamo che dal Medioevo gli stati erano gli unici che potevano coniare moneta. Dopodiché questo diritto è stato assunto dalle banche, ma c'era sempre un controvalore in oro, un metallo prezioso, che dava appunto il controvalore rispetto alla moneta emessa. Questo è cambiato, questo sistema cambiò notevolmente nel 1944 con gli accordi di Bretton Woods, nei quali gli Stati Uniti siglarono tramite la Federal Reserve un accordo internazionale nel quale appunto la Federal Reserve, che è la banca centrale degli Stati Uniti, diventava una super banca centrale. E quindi si dava per scontato che questa super banca centrale fosse lei a detenere le riserve di oro, auree necessarie per coniare moneta, e tutte le altre banche mondiali riferivano a lei. Dopodiché nel 1971 Nixon, il Presidente degli Stati Uniti, annunciò, ci fu un altro step che è stato molto importante, che è stato addirittura l'abbandono del Gold Standard Exchange. Quindi sostanzialmente gli Stati Uniti si sono assurti privilegio di coniare moneta senza neppure avere una riserva aurea, o quantomeno basandosi su un asset che, insomma, ce lo possiamo dire che era quello dell'imperialismo, diciamo così, di potenza militare e poliziesca del mondo. Cioè, con questo non voglio dire che gli Stati Uniti siano, però avevano assurdo questo in base alla loro capacità economica, alla loro capacità militare, e quindi fondamentalmente coniamo il dollaro come se fosse un pezzo di carta stampato. Non è proprio così, ovviamente, perché comunque le riserve auree ce le hanno, la potenza economica c'è, però comunque il concetto di base è questo. Andiamo subito a vedere dove nacquero il Bitcoin e perché nacquero il Bitcoin. Ora, intanto vi dico dove nacquero. Questa è una foto che ho fatto io a San Francisco, una domenica pomeriggio giravo per via di San Francisco e volevo trovare questo posto qua. Avevo comprato un libro che si chiamava The Age of Bitcoin, l'era dei Bitcoin, e l'edificio è all'interno di 20 Mission Street, un quartiere molto alternativo di San Francisco, e questo è proprio l'edificio, una foto all'interno dell'edificio, dove si cominciavano ad incontrare i cyberpunk, cioè coloro che erano le menti dietro il Bitcoin. E che cosa successe in questo posto qua? Vediamo un po' di storia, che non fa mai male, così capiamo un attimino quelli che sono i passi. Intanto vedete che 1982 David Chaum è un crittografo molto molto famoso, famoso soprattutto per le blind signature, poi dopo ci ritorniamo, quindi firme cieche, le cosiddette firme in crittografia, firme cieche, e David fondò nel 1990 DigiCash, quindi era già un pronipote del Bitcoin. DigiCash era un sistema di pagamento digitale che trasferiva moneta digitale, quindi non era più Bitcoin, ma era sostanzialmente moneta digitale. Ora, il DigiCash, purtroppo, per fortuna, chi lo sa, quindi questo andò in bancarotta, quindi era probabilmente il timing, cioè il tempo non era ancora maturo per
perché gli anni 80 e 90 non erano ancora, non c'era tecnologia, non c'erano ancora gli smartphone, non c'era, cioè non c'era ancora quel background sia tecnologico che culturale che avrebbe permesso poi invece nel più avanti di creare il Bitcoin. Nitz Schasbo è anche questo un altro dei fautori, sicuramente era all'interno di quel luogo che avete visto prima, 20 Mission Street, e fondò una decentralized currency, quindi una moneta decentralizzata chiamata BitGold, quindi come vedete, ed era il 1998, e nella quale si proponeva di risolvere un problema che è molto molto importante nella moneta digitale, il double spending, cioè la spesa doppia. Poi ci ritorniamo bene sopra. Ora, andando avanti, qui è il passo successivo. 2007, siamo in un'epoca in cui, se molti di voi se lo ricordano, i subprime, quindi titoli di spazzatura, venivano riciclati da banche americane, da banche europee, e successe un fin mondo. Un'era, associato un momento veramente disastroso dell'economia, Lehman Brothers, il fallimento di una delle più grandi banche americane, se non mondiali, è eclatante. E cosa successe? Vedete, nel 2008 il fantomatico Satoshi Nakamoto, che non è una persona ma è un'identità che nessuno conosce, ancora non è svelata, probabilmente è Nick, probabilmente White Day, insomma si dicono alcuni, però non importa, probabilmente era Nick, Satoshi Nakamoto era il nickname del gruppo di cyberpunk che si riunivano al 20 di Mission Street a San Francisco, o nella Silicon Valley, vicino. E scrive questo paper, Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System, che significa sostanzialmente, tradotto in italiano, il modo per scambiare moneta digitale in maniera peer-to-peer, cioè senza avere un riferimento di un'unità centrale. Fino a quel momento le banche o i registri erano unità centrali che faceva da riferimento. Oggi, dal 2008 in avanti, succede che non c'è più autorità centrale. Si voleva sovvalicare le autorità centrali per andare a scambiare moneta, diciamo, persona a persona. Qui intervengono dei problemi. Perché? Perché nel 2010 il Bitcoin comincia a essere scambiato in posti molto 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 poco raccomandabili. Uno di questi è la Silk Road. E la Silk Road era, perché fu chiuso nel 2013 dall'FBI, attualmente il fondatore è in carcere per l'ergastolo con una cinquantina di capi di imputazione, fra cui riciclaggio, vendita di armi, pirateria informatica, eccetera. E i Bitcoin, come vedete qui, sono anche, come vedeva Michael Jackson, 2 Bitcoin .52, ma si vendevano armi, droga e tutto il resto. Questo era un marketplace, cioè un mercato virtuale davvero eclatante, miliardi e miliardi di dollari nel deep web e nel dark web. Che si scambiavano senza neppure noi, magari andavamo a fare le prime ricerche su Google. Per entrare in questo mondo serviva entrare tramite un motore di ricerca che non è Google, ma si chiama ancora Tor, The Onion Project, tra l'altro fondato dall'NSA, quindi insomma da un ente governativo americano di sicurezza, ma utilizzato poi per entrare nel dark web, cioè in tutto quel web che non è stato indicizzato. Uso questo qui, non mi piace tanto, ma lo devo dire. Allora,
La Silk Road è un esempio di come i bitcoin servivano per riciclare o per fare affari molto molto loschi. E ritorniamo un attimo indietro, perché questo succedeva nel 2010, poi nel 2013 la Silk Road fu chiusa. Il 13 gennaio 2009 abbiamo il primo blocco della blockchain, il Genesis Block, che emette il Bitcoin. Diciamo, ho usato un verbo che gli addetti al settore mi perdoneranno per aver utilizzato emettere, non è così, perché è minare il verbo, ma ovviamente adesso ne ritorneremo sul verbo giusto un po' più avanti. Ora, nel Genesis Block, Satoshi Nakamoto, o chi per esso, insomma, stampò quel blocco, diede un input molto forte e disse: "The cancellor of the brick of the second bailout of the bank", il cancelliere all'avanzare del secondo salvataggio delle banche. Quindi l'hash del messaggio, anche su questo ci ritorneremo, era un messaggio molto molto forte. Nel 2008 l'intenzione del gruppo di cyberpunk che fondò il Bitcoin era una: distruggere il sistema bancario, sopravvalicare tutte le autorità centrali e fare in modo che non solo si scambiasse moneta, ma che la blockchain, quindi la tecnologia che sottostà o sovrastà il Bitcoin, potesse diventare la tecnologia principale per tutte le forme, diciamo così, scientifiche e tecnologiche del futuro avanzato. Quindi per muovere l'intelligenza artificiale, per muovere la società, le smart city, eccetera, eccetera. In parte ci sta riuscendo. Il valore del primo blocco dei bitcoin era pari a zero. E qui lo vediamo, questo è il primo, la Genesis Block, dove c'è il messaggio di Satoshi, e questo è un hash. Che cos'è un hash? Scusate, vado lo vediamo dopo. Andiamo a vedere adesso quanto vale il bitcoin oggi. Questo grafico è un grafico, vedete che dal 2009 al 2013-2012 è rimasto quasi a zero. Allora perché, uno dice, perché si dovevano mettere dei blocchi che non avevano valore? Allora, questo non vi so rispondere, perché probabilmente volevano che avesse un valore e speravano e probabilmente ci contavano. Questo era non solo una speranza, ma era dettata dal fatto che intanto i bitcoin sono limitati a 21 milioni, lo vedremo un po' meglio, e il grafico dimostra, questo poi il picco del 2017, poi ovviamente vedete $15.000 attualmente. Oggi a 60, 61, ieri a 63 mila dollari, sta ovviamente andando alle stelle. Quando ha cominciato qui ad essere scambiato? Quando i trafficanti, cioè mafiosi, eccetera, eccetera, cominciavano ad utilizzarlo. Perché lo utilizzavano? Perché è una moneta anonima, è l'equivalente di avere, diciamo, di spendere carta moneta, coin, con la differenza che tu non sei tracciato, non hai una tracciabilità. Quindi il bitcoin è anonimo, non ha nessun padrone, diciamo così. L'unico padrone che ha è la sicurezza sottostante, la crittografia, quindi il wallet, il portafogli che contiene bitcoin, potrebbe essere un oggetto di questo genere, potrebbe contenere milioni di dollari, milioni di euro, ma se questo qui non ha la password, cioè io non riesco ad entrare, vale zero, e quindi sostanzialmente è una moneta anonima, e quindi fu utilizzata al principio proprio da questa gente per fare delle transazioni che abbiamo visto da Silk Road, che erano assolutamente tutt'altro che lecite. Non esiste solo Bitcoin. Io oggi non ho tempo di andare a fondo su altre monete, come ad esempio o altre piattaforme come Ripple, Ethereum, Zcash, molto interessante. Sono, io le chiamo varianti di Bitcoin, perché
perché chiaramente l'idea principale è nata da Bitcoin. Poi chiaramente ci sono non sono solo varianti, ma sono anche degli sviluppi come Ethereum, che è una vera e propria piattaforma e consente di effettuare smart contract. Che cosa sono gli smart contract? Smart contract sono dei contratti automatizzati, sostanzialmente completamente automatizzati o computerizzati. Quindi se contratti assicurativi, contratti di qualsiasi tipo, il computer non ha più bisogno dell'uomo per svolgerli. Andiamo adesso a vedere invece la tecnologia sottostante. Ah, fermatemi se ci sono delle domande, che io qui ho finito, diciamo quasi terminato, io vado abbastanza veloce. Farò un escursus, ripeto, sulle tecnologie, quindi non è mia intenzione in questo momento ad andare molto a fondo, poi però vi darò gli estremi, insomma i link eventualmente, anche poi potete contattarmi direttamente, ma sostanzialmente siamo alla seconda parte del discorso. Questo era il prologo e andiamo a vedere adesso la tecnologia della blockchain. Ora, la cosa interessante di questa tecnologia è che, a parte che è decentralizzata, no, bla 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 bla, ma la cosa che fa veramente ridere è che questa tecnologia è stata assunta dalle banche proprio per, diciamo così, per farne una tecnologia valida. Quindi è stata validata dalle banche. Quindi coloro che dovevano essere, diciamo così, mastiati, quindi dovevano essere proprio castigati, invece l'hanno fatta propria. Poi vedremo anche col Nasdaq e altri enti finanziari che l'hanno davvero inserita nelle loro, diciamo, schemi tecnologici per il futuro. Ora, una delle prime cose che probabilmente conoscete e che quindi sapete, ma che vorrei entrare un attimino più a fondo, è la decentralizzazione della blockchain. Allora, dobbiamo intanto porci un problema. Perché è difficile ottenere il peer-to-peer, cioè quindi scambiare denaro persona per persona senza un'autorità centrale? Per diversi motivi. Il primo motivo è perché stiamo parlando di digitale, quindi io fondamentalmente nel digitale posso copiare tutto quello che voglio, faccio un call past e io posso riprodurre tutto il denaro che voglio. Già quello è il primo problema. Non c'è un ente che mesa. Se ci fosse un ente che, come la banca, che mi vede che la banconota è falsa, è un altro discorso. Ma qui non passiamo tramite le banche, è decentralizzato, non c'è un'entità centrale. Secondo, se io devo mandare dei bitcoin, devo inviare dei bitcoin, fondamentalmente non invio nulla, invio dei bit. Quindi sono cose assolutamente immateriali. Scusate se parlo veramente terra a terra, ma vorrei che capiste i problemi, poi dopo magari li risolviamo con... Quello che è stato fatto, quindi, e si deve dare atto, e all'inizio mi lasciava abbastanza perplesso, ma poi andando a fondo ho capito che ce n'è di matematica e di tecnologia di crittografia. Qui abbiamo un esempio di qualche blocco. Questo è nulla, cioè blocchi sono... Lo schema che il Bitcoin, sto parlando del Bitcoin, ma come ovviamente anche tutte le altre criptovalute, utilizzano, è intanto un pubblico registro, e qui fin qui nulla. Io ho un pubblico registro, quindi un catalogo, fate conto proprio il ragioniere di una volta che annotava tutte le transazioni. E la differenza qui è che, pur essendo, diciamo, un'annotazione su libro mastro, è un'annotazione su computer, sui nodi della rete. I nodi della rete sono questi e sostanzialmente viaggiano tutti indipendenti. In ogni nodo viene ripercorso, ritorno indietro un attimo, viene catalogato tutto, sempre tutto il registro, e ogni volta che il blocco, ad esempio il blocco 0, timestamp, cioè una data, un'ora, poi c'è l'hash che dopo vedremo, no? Poi
sì, il secondo blocco, che è il blocco numero 1, riprende il previous hash, quindi il valore dell'hash numero 0, e così via. Per modificare, cioè, il concetto essenziale base della blockchain, che davvero è quello che è lì che ci si gioca la partita, è il consenso, che vedremo dopo. Cioè, per modificare un pezzettino della blockchain è necessario che tutti siano d'accordo. O meglio, nello schema pensato da Satoshi, è necessario svolgere una sorta di lotteria matematica. Quindi risolvere un puzzle che è una SHA-256, un hash. Quindi trovare questo famoso magic number qui. All'inizio è stato fatto proprio per gioco. Io provai anche a scaricarlo e facevo. E si prendevano migliaia di bitcoin, milioni. Ma che cosa te ne facevi? Mica potevi andare a fare la spesa alla Conad. Non erano bollini della spesa. Non valevano nulla. Era semplicemente una lotteria. Diciamo una lotteria, per dirla molto in parole povere. C'è stata gente anche qui a Faenza che aveva milioni di bitcoin nel computer. Conosco personalmente. Poi, durante la prima impennata, tornati indietro qua, più o meno qui, nel 2016, quando il bitcoin era a circa 100-200 dollari, capite che, no? Ha veduto. Si dice che attualmente ci siano ancora milioni di bitcoin tenuti lì per calmierare poi l'aumento, ma questo è un altro problema. Ora, ritorniamo alle varie alla tecnologia. Allora, intanto abbiamo capito che è difficile permettere un peer-to-peer, uno scambio peer-to-peer, perché è falsificabile, facilmente falsificabile. Quindi è soggetto al double spending, cioè alla spesa doppia. Cioè io ho un certificato che posso copiare e chi mi dice è che quello lì, io ti sto dando un bitcoin e questo non sia già stato speso o sia stato riprodotto. Lo dice la crittografia e il consenso. In effetti abbiamo le transazioni che sono validate da una crittografia che si chiama crittografia asimmetrica, che vedremo dopo, e i miners, che sono i minatori, proprio vedremo meglio, devono esercitare un proof of work, cioè una prova lavoro che è data proprio dalla computazionabilità per minare i bitcoin, e che vedremo adesso proprio. Ora andiamo a vedere un attimo che cosa un hash. Non è che voglio andare sul tecnico, ripeto, però giusto per un hash potete immaginarlo come un residuo, un numero esattamente fisso, quindi se io ho 256 bit, quello è sempre 256 bit, indipendentemente dalla lunghezza del messaggio, che può essere l'Enciclopedia Britannica o Wikipedia, messo nel tritatore, nel tritacarne, fa 256 bit. Ora, non è niente di speciale, è semplicemente, potete immaginarlo come un'impronta digitale o come un qualcosa che è proprio un numero sempre assolutamente uguale, cambia ovviamente il numero, ma sempre della stessa dimensione. E perché si usa? Avete visto che questo è l'impronta del messaggio. Quando Satoshi fece vedere vuole far vedere il suo messaggio, questa è l'impronta del messaggio che lasciò. Non diceva niente, non voleva essere un messaggio, ovviamente potrebbe voler dire ti sto mandando 10-2 bitcoin, no? Ti sto pagando questa prestazione, eccetera. Questi sono blocchi, in effetti, blockchain. Ogni blocco della catena viene rilasciato a seconda di una prova hash. Il problema della prova hash è il problema relativo al consenso, mentre invece la crittografia riesce a sopravvalicare il problema
della identità, cioè se io ti mando una certa quantità di bitcoin o uno 0, bitcoin, tu devi sapere che sono io. E come fai a sapere che sono io? Con la cifratura simmetrica, scusate, è un po' non è nitido, si mandano i messaggi, quindi si inviano i messaggi, quanto la chiave cifra il messaggio e il messaggio viene poi dopo ridecifrato dalla stessa chiave. Con la crittografia invece, la cifratura asimmetrica, è un tipo di cifratura veramente un po' particolare. È un tipo di cifratura nella quale Bob, che deve mandare un messaggio ad Alice, prende la chiave pubblica di Alice, cifra il messaggio con la chiave pubblica di Alice, che è pubblica, e solo Alice può leggerlo perché ha la chiave privata. Potete immaginare una sorta di bauletto nel quale io immetto un altro bauletto con dentro il lucchetto e dentro la chiave. Quando io te lo mando, tu hai la mia chiave, lo puoi togliere, e però non vedi il contenuto, perché comunque soltanto Alice, che ha la chiave dentro al bauletto, può aprirlo. È un po' arzigogolato, tra l'altro canto, la crittografia è matematica abbastanza pesante. Se voi volete entrare nel merito e siete interessati, poi vi manderò qualche link. Andiamo invece al consenso, quindi crittografia asimmetrica, quindi Satoshi Nakamoto prende un tipo particolare di curva ellittica che trasforma in digital signature, quindi manda la firma digitale, proprio una firma fatta con la chiave, come dicevo prima, pubblica, eccetera, eccetera, e sostanzialmente dà l'impronta del messaggio e dice: questo sono io. Ma non è ancora risolto il problema del down spending, perché io posso comunque mandare tanti bitcoin, riprodurre tante quanto voglio, posso dire che sono io, ma posso mandare 100, 10, 1000. È quello il nocciolo, è lì. E lui lo risolve, il problema del consenso, con un problema mutuato dalla teoria dei giochi. Chi di voi ha fatto economia o comunque ha studi finanziari economici o comunque ha studi matematici si ricorda della teoria della Games Theory, che è una teoria che sostanzialmente, a parte della teoria generale, ma in particolare quella dei generali bizantini. Che cosa fanno questi generali bizantini? Fondamentalmente è un attacco, possiamo interpretare in questa maniera. È un attacco ad un castello, nel quale tutti i generali, c'è un re che deve attaccare un castello, e tutti i generali per attaccare questo castello devono essere quantomeno la metà dei generali, deve essere onesta, cioè deve seguire il re. Se la metà più uno di questi generali scompare, si ritira e pensa che il castello non si riesce ad espugnare, l'attacco non va a buon fine. Come potete capire, il problema del consenso è un problema non più legato alla crittografia. Questo, dal mio punto di vista, ma qui entriamo in un mio punto di vista, è un punto debole del sistema Bitcoin. È un punto debole del Bitcoin, non dico di tutte le criptovalute. Perché? Perché se c'è un attacco ai nodi che abbiamo visto prima, al 51% dei nodi, cioè noi ci consorziamo e facciamo un attacco, la blockchain si può cambiare e io posso mettere il messaggio che voglio, teoricamente. Non so se riuscite a capire il senso, quantomeno si può ritornare indietro, si può fare un attacco scrivendo: nel mio wallet io adesso ho 10.000 bitcoin, teoricamente questo, perché adesso la blockchain sta assumendo le caratteristiche di un mostro a 10 teste, cioè è difficilissimo attaccarla, è stata attaccata invece all'inizio perché era molto più debole, però attualmente è molto molto difficile.
Ora, la blockchain deve oltretutto generare fiducia senza che questa sia richiesta da un'autorità centrale. Pensate, quando voi andate a comprare o a vendere una casa, c'è il notaio, c'è quindi un'autorità centrale, c'è lo Stato, c'è un garante che dice sì, Massimo Bertaccini ha venduto o ha acquistato, c'è il PRA, il pubblico registro automobilistico, no? Ci sono delle autorità centrali in cui noi tutti abbiamo fiducia e le mettiamo sul piedistallo. Attualmente, però, la nostra percezione sia tecnologica, ma anche il nuovo concetto dei giovani, ce ne sono alcuni qua, non si accontenta più dell'autorità centrale. Anch'io adesso che sto parlando non dovrei essere qui a parlare, dovrei essere lì in mezzo e voi che siete in cerchio a fare delle domande, magari non sono chiare, oppure come fare io magari a volte che magari mi faccio prendere. Cioè dovremmo fare un dibattito equo e solidale. Pensate a Airbnb, pensate alle piattaforme TripAdvisor. Una volta, sto parlando prima di Satoshi Nakamoto, come facevate ad andare in viaggio? Chi di voi prenotava sullo smartphone un aereo? Andavate all'agenzia di viaggi, prenotavate, era lei che garantiva, no? Cioè era l'agenzia che garantiva il viaggio, se tutto andasse a posto, che voi aveste il biglietto, eccetera, eccetera. Bene, è arrivata il B&B, adesso andate addirittura a dormire nelle famiglie. Ma perché ci andate? Perché leggete prima che cosa? Le recensioni, è quello, la recensione, ma da chi è fatta la recensione? Mica è fatta da Mattarella, cioè mica è fatto da uno che è fatto da gente comunissima come me e voi che è andata lì e che mette una recensione. Questa è decentralizzazione, questa è la nuova piattaforma del consenso, cioè io cerco un consenso non dall'autorità centrale, ma dalla massa. Io stasera devo prenotare al ristorante, sì, se vado a Sarna so che la cantina Sarna è buona, no? Scusate, si mangia bene, oddio, scusate, sto facendo pubblicità, che il ristorante di Faenza si mangia bene. Boh, ma chi me lo dice? Se Francesco, che è venuto qui da Reggio Emilia, dovesse venire qui a Faenza a mangiare, cosa faresti? Andresti su TripAdvisor. E cos'è TripAdvisor? TripAdvisor è la decentralizzazione e la democratizzazione del giudizio del popolo sui ristoranti, non del giudizio del VIP. Non me ne frega niente che il VIP dia un giudizio, perché io quello che mangia Alessandro Borghese o chi altri, magari a me fa schifo, io invece voglio mangiare quello che mangia Francesco, perché io so che Francesco mi ha portato a Reggio Emilia, ad esempio, a mangiare un buonissimo tartufo, e so che se lui mi fa una recensione su un ristorante di Reggio Emilia, ci credo. È giusto o no? Siete d'accordo o no? Questo è il sistema che ha adottato esattamente il sistema nella mente, 2008, di Satoshi Nakamoto per il futuro. Però ha un punto debole questo sistema qui, è teoricamente attaccabile, perché pensate se io vi parlo e comincio a dire di fare delle recensioni malevoli, su un ristorante, quel ristorante va a picco. Non è proprio così qua, assolutamente non è così, bisogna, però insomma, ci sono i punti deboli, ma d'altro canto non c'è sistema che non abbia punti deboli, non esiste. Quindi il consenso poi è espresso da questo POW, che è il proof of work, che adesso andiamo a vedere, che è un'altra ingegnosità che che si sono inventati questi cyberpunk. Ora, la vignetta è scherzosa, ma è questa. È la prima volta nella storia del mondo in cui, a parte l'oro, quindi della storia del mondo della finanza, delle monete, in cui qualcuno può andare non soltanto a comprare monete o a percepirle tramite un lavoro che fa, ma andarle a minare.
letteralmente. E come fa? Che cosa si sono inventati per andare a minare i bitcoin? Si sono inventati proprio il mining, cioè il proof of work, che avviene tramite la risoluzione di un enigma crittografico. È molto complesso, ci vorrebbero forse due di queste sessioni solo per spiegare questo, perché bisogna andare ovviamente in matematica, però concettualmente è una sorta di lotteria. Chi ha più potenza computazionale nel computer e riesce a fare più calcoli, giusto? Quindi facendo più calcoli riesce ad arrivare prima a quella stringa di hash che vi ho fatto vedere messa sul blocco, che è la validazione del bingo, no? È come dire, cioè qui dentro nel round del circolo di tutti i nodi appare quel numero lì e voi dovete calcolare quel numero lì. E chi ha fatto bingo, che cosa succede? Succede che riesce ad ottenere dei bitcoin in cambio, e chi ottiene dei bitcoin poco dopo può suggellare ovviamente chi ottiene dei bitcoin, chi riesce poi a svolgere l'enigma riesce poi ad ottenere questi bitcoin in cambio e a validare le transazioni, sorta di validatori, ma non validatore unico, validatori. C'è un problema, un altro problema, che non è dato dalla sicurezza in questo caso, ma è dato dal footprint, cioè dallo spreco di risorse per questa prova lavoro. Allora, pensate che la computazionalità, questo è un po' il mio settore, quindi la potenza computazionale legata ai calcoli per riuscire a minare, attualmente siamo a oltre 18 milioni di bitcoin, ne mancano ancora 3 milioni, ma per arrivare alla fine, quindi 21 milioni, all'ultimo bitcoin minato, serviranno ancora 120 anni. Perché cioè perché a ogni round aumenta sempre la difficoltà di trovare il numero hash, quindi serve maggior potenza computazionale. Da cosa è data la potenza computazionale? Dall'energia elettrica. E quanta energia elettrica si spreca? Ad oggi il bitcoin consuma come il Bangladesh. Non stiamo parlando di una città come Faenza, di un paese di 120 milioni di abitanti. Quanto consumerà fra 100 anni? Questo probabilmente, dico forse, non era stato calcolato. In effetti si pensa di bloccarlo prima o di fare, però insomma queste sono cose che ad oggi non si sanno ancora bene. Problemi, ci sono ovviamente dei problemi in tutto ciò. È lenta, la Bitcoin centrale è abbastanza lenta, perché ogni blocco viene rilasciato in 10 minuti, ma il consolidamento è di un'ora, quindi io devo aspettare un'ora per avere la transazione compiuta. Come si sta ovviando a questo problema? Creando delle blockchain private. Che cosa sono le blockchain private? È come se noi adesso, nella palestra della scienza, decidessimo di fare la nostra blockchain. Noi lo potremmo fare, i nostri computer, miei, di Luciano, di Giovanni, eccetera, vengono messi a disposizione, mettiamo dei nodi, chiamiamo in 10 o 15, diciamo che all'interno dei nostri nodi tutti quanti abbiamo un blocco transazioni che deve aggiornarsi in tutti i nostri computer. Quindi la blockchain è assolutamente trasparente da questo punto di vista. Noi sappiamo tutti quanti che è un po' quello che stai facendo tu adesso, Bruno, ma in questo momento tu svolgi l'autorità centrale, sei l'autorità centrale della palestra della scienza. Se la palestra della scienza tutti quanti potessero mettere il proprio evento, pensiamo anche alla confusione. Come facciamo a regolarlo? Fondamentalmente il problema è questo, che deve risolvere la blockchain, che non è un problema semplice. E quindi ci servono delle regole, che sono poi date dagli smart contract e da tutto il palinsesto che è creato. Non è anonima come effettivamente si pensa. Questo non vuol dire che io so che lui ha 10 bitcoin, spero per lui, nel wallet. Ma io posso sapere
che quel wallet, che però non so di chi sia, ha 10 bitcoin dentro. È un indizio. Se tu mi dai il wallet, io so che tu hai 10 bitcoin, no? Se tu mi dai uno di wallet, so che hai 10 bitcoin. È come dire, ci scambiamo un conto corrente, voi sapete quanto ho io del conto corrente, io so quanto avete voi. Potrebbe non sembrare un indizio, però privacy zero. Qui anche questo è ovviabile perché ci sono delle procedure, però intanto non è no. Ecco, qui invece è un argomento questo che tocca da vicino il prossimo seminario del sabato 20 novembre. C'è una domanda qui, soprattutto per il nostro professore Fabio Ortolani, che è qui fra di noi. Qui mi sono dimenticato il punto interrogativo, ma posso dire che se il quantum computer cominciasse a sviluppare della potenza di calcolo, quindi fosse computazionalmente, e cominciasse ad essere computazionalmente potente, con più bits a livello insomma abbastanza alto, probabilmente una parte della crittografia, una parte, forse l'SHA-256 non cadrebbe, ma non ne voglio, i miei colleghi crittografi, probabilmente le LTP curve potrebbero cadere. Quindi cadrebbe il problema della digital signature. Con questo io non mi voglio spaventare che se qualcuno di voi ha un bitcoin dopo va via, lo vende. No, perché quanto computing siamo ancora, ne parlavamo anche prima, poi lo dirà meglio Fabio e il professor Ortolani nella prossima sessione, siamo ancora ad uno stadio molto molto pionieristico, no? Quindi siamo ancora a livello quasi teorico. Correggimi se sbaglio. Bene, applicazioni, poi prometto ancora due o tre slide e poi lascio la parola perché vorrei fare un po' di dibattito e qualche domanda. Non so fino a che ora abbiamo tempo? No, sei. Fino alle 6, allora ce l'abbiamo, ancora un po' di minuti ce l'abbiamo. Ora, applicazioni ce ne sono tante, queste sono solo una parte. Al di là del digital cash payment, quindi proprio della tecnologia che appunto sorregge gli apparati di digital cash, quindi i pagamenti digitali, c'è il voto elettronico. Domani potrebbe essere interessante votare da computer tramite blockchain, perché la blockchain è trasparente, perché non è cambiabile, perché per tutti i motivi che vi ho detto, quindi la tecnologia è utilizzabile anche certamente per il voto elettronico. Transazioni finanziarie, Nasdaq and Company lo stanno utilizzando la blockchain per annotare le transazioni pre-IPO, cioè quindi pre-listing, no? di società che si vogliono portare in borsa per il trading delle azioni pre-listate. Perché pre-listate? Perché chiaramente gli algoritmi finanziari della finanza computazionale del Nasdaq sono di millesimi di secondo e la blockchain assolutamente non è adeguata per quello, ma invece se io dovessi andare a dire io ho 10 azioni ho 3 azioni della IBM, voglio venderle a Luciano, io posso tranquillamente venderle a Luciano perché poi la nostra transazione viene messa nella Bitcoin e quindi viene catalogata e quindi è pubblica, è come un registro pubblico. La creazione e la catalogazione di contratti commerciali, vi faccio degli esempi di tutto. Si potrà vendere e comprare automobili, si potranno vendere e comprare case, si potranno fare, si stanno già facendo dei contratti di smart contract che assicurativi, nei quali è il computer che assolutamente dà l'assenso alla dichiarazione di volontà e tutte le clausole vengono assolutamente catalogate da uno smart contract, quindi da un programma che esegue esattamente passo a passo quello che io ho preso dallo Stato. Non ho più bisogno di notario, non ho più bisogno di avvocato, non ci sono più cause, teoricamente. Allora sì, notario però no, non è detto perché comunque poi faranno altre svolgeranno altre mansioni che saranno poi di tenuta comunque troveranno sicuramente una partner che è questo, ma in, in,
teoria non sono più con questa tecnologia, in teoria, metto sempre in teoria perché ancora la pratica non è sviluppata, ma il mondo sta cambiando in questa direzione. E guardate, ritengo che non sia reversibile questo processo, sia difficilmente reversibile, quindi ci si dovrà adattare. È come all'intelligenza artificiale, non la puoi fermare, li avremo prima o poi i robot che faranno, ma questi sono un pericolo, ma li entriamo, bisogna entrare in un'altra fase diversa ma simile, perché se vedete Sofia ad esempio, il primo robot umanoide con cittadinanza dell'Arabia Saudita, tutti i programmi svolti da Sofia sono su blockchain. Il primo umanoide digitale, poi adesso ne è stato arrestato uno che UFO. Ecco, proprietà intellettuale è una delle più ovvie, la CIA è stata hackerata ieri, no? Cos'è stato? È successo l'altro ieri. E probabilmente se fosse stata la blockchain sarebbe stata molto più difficile. Non sarebbe stata così facile hackerarla, assolutamente. Perché è molto più resistente di quello che è probabilmente il sistema di cyber security della CIA, mi sento di dire. La creazione di moneta virtuale. Ecco, questo è interessante, perché noi abbiamo detto la creazione di moneta virtuale non è, questa, di moneta non sarà più delle banche. Le banche però, come per un paradosso, hanno assunto la tecnologia della blockchain all'interno dei loro processi. Strano, possibile, vero. Ci sono banche attualmente, il mercato finanziario si sta evolvendo verso tipi di banche che fanno dei servizi SAB, S-A-A-B, Service as a Bank. Quindi fondamentalmente cosa succede? Io che ho un'azienda e voglio la mia carta di credito, voglio mettere la mia carta di credito, voglio mettere la mia moneta digitale, voglio accettare pagamenti in Bitcoin o qualsiasi altra moneta digitale, eccetera. Voglio emettere anche io moneta digitale, potrò farlo. Perché? Perché comunque intanto adesso la licenza me la dà la banca. Ci sono banche che fanno questo. Poi un domani probabilmente non saranno neanche più necessarie queste. Non voglio dire che le banche non siano più necessarie, troveranno una nicchia sicuramente da parte di finanziamenti, da parte questo non voglio dire che scompariranno, ma molte delle funzionalità che attualmente sono delle banche saranno anche delle aziende o dei privati o di società che nasceranno appositamente per questo. Ora, io ho quasi finito, se volete approfondire questi argomenti, noi avremo da breve, Bruno mi ha concordato di questa, sta per uscire, allora il titolo probabilmente lo cambieremo, sarà semplicemente, scusate ma siamo in pubblicazione, Cryptographic Algorithm, è in inglese, è abbastanza tecnica, ci sono parti abbastanza tecniche, altre no, si possono saltare quelle tecniche e si può. Voi qui che siete qui potete ricevere il link per scaricarlo in omaggio. Questi sono invece i miei riferimenti. Se volete chiedere anche eventualmente vi viene la voglia di qualche domanda futura, se non qui sono assolutamente a disposizione. Lascio il microfono a voi. Grazie della sua relazione, della sua presentazione, e quindi qualsiasi richiesta non deve essere tecnica per forza, perché una persona poi dice ma ho capito qualcosa, però comunque ho una conclusione, e siamo qui per questo, per lui è pronto per risponderci a qualsiasi curiosità. Vengo a lei così viene registrata la domanda, se no si sta parlando di euro digitale. E questo cosa potrebbe comportare per una moneta virtuale come il Bitcoin, non parlo delle altre che ce ne sono tantissime. Rispondo subito. Allora, io mi permetto, io non sono un esperto di grado di finanza, ma di tecnologia che sottostante, però posso dare il mio parere.
questo sì. Ci sono paesi in Europa, come ad esempio l'Estonia, che hanno già adottato Bitcoin per vari pagamenti, che hanno adottato la blockchain nella parte pubblica. L'euro digitale, mi viene da dire che l'Europa non è pronta ancora e non ha neanche la necessità di adottare una moneta, oddio, virtuale. Certamente possiamo virtualizzare l'euro, ma come sarà? Sarà un euro che io ce l'ho stampato nel telefonino e non so, è comunque soggetto probabilmente all'autorità centrale, non certo, lo so. Certo. Quindi non è quello che, è quello che lo fanno apposta per scontrare, per passare. Ci sono invece stati che attualmente, come esempio l'Ecuador, il Salvador, gli stati del Sud, del Sud America, adesso sto facendo confusione su San Salvador e l'Ecuador, che attualmente sta accettando Bitcoin, ma c'è un motivo lì, c'è un motivo. Non voglio andare troppo sul sociale perché non è, ripeto, però c'è un motivo ben preciso e qui mi sento abbastanza forte della risposta, è un motivo sociale. Il Bitcoin e le criptovalute prenderanno piede soprattutto dove non ci sono infrastrutture bancarie, nei paesi del terzo mondo, fra virgolette, come l'Africa, che chiamiamo del terzo mondo, ma si sta evolvendo, sono più non dico più avanti di noi nelle infrastrutture, ma faranno il salto del gigante, non passeranno dalle banche. Lì c'è una banca ogni 10.000 chilometri, 1.000 chilometri quadrati, no? Invece noi ne abbiamo una ogni 200 metri. Lì i telefonini, c'era una moneta che si chiamava M-Pesa, cambiavano già la moneta digitale dal 2006, ancora prima di Satoshi Nakamoto, ovviamente tramite centralizzazione. Perché le commissioni pagate a Money Transfer o a altri enti commissionari di valute normali, quindi per il trasferimento dei bonifici o comunque della finanza, sono carissimi, fino al 20, 30, 40%. Quindi questi devono pagare delle commissioni altissime. Qui non si pagano commissioni, o si pagano veramente molto, molto, molto ridotte. Quindi è un'altra positività delle criptovalute, che io se ti mando del denaro non devo pagare commissione a nessuno. L'Europa non gliene importa nulla delle commissioni, perché noi comunque siamo dei paesi molto ricchi, per cui lo farà certamente, come hai detto tu, ci diamo di tu, per contrastare la potenza emergente del Bitcoin, sì, delle criptovalute. Tentare. E ci apre in molti. Faccio un esempio pratico. Io una volta sono stato hackerato nel mio piccolo computer, mi hanno tolto i file e mi chiedevano di pagare, you must pay, in Bitcoin. Poi il tecnico mi ha riesumato lo stesso e ho evitato. Cosa avrei dovuto fare in pratica? Cosa vuol dire pagare in Bitcoin? Beh, il fatto che comunque te la sei cavata bene senza pagare, no? E ricevendo i file indietro da un ransomware o da un WannaCry che abbia colpito, insomma, è abbastanza sensazionale che il tecnico sia riuscito a fare quello, probabilmente ti è rimasto nella memoria e quindi sei riuscito a recuperare il file. Non ho capito, ha subito un ricatto. Sì, allora, sì, allora, come tutte le aree, giustamente, siamo in un aspetto sicurezza, ed è vero, ed è una domanda pertinentissima. I Bitcoin, come tutte le armi a doppio taglio, sono positive e negative. Cioè, quando parlo di Bitcoin parlo di criptovalute in generale, ragazzi, non me ne abbiate a... in generale, quindi Zcash, eccetera. Ora, c'è un problema. Come era utilizzato della Silk Road per pagare in maniera anonima, il Bitcoin un domani, uno scenario ipotetico che adesso è capitato a Giovanni, ma che potrebbe capitare a tutti noi, è che, non so se avete sentito parlare del WannaCry o del ransomware, è una cifratura dei vostri file all'interno del vostro computer.
se andate in siti malevoli, in alcuni siti un po' pesanti, non con un Mac ma con un sistema operativo Windows aperto, potete incorrere in una, in una brutta esperienza, cioè il fatto che vi vedete una bella croce sul computer a tutto schermo e dice wanna cry, adesso piangi, vuoi piangere, perché tutti i vostri file all'interno sono cifrati, se li avete, quindi vengono imbloccati in una cifratura assolutamente quasi impossibile da decifrare. Ovviamente il suo era un WannaCry, quindi utilizzava il sistema operativo, è stato bravo il tecnico, e gli chiedono di pagare in Bitcoin. Perché in Bitcoin? Certo che non mi pagano, fai un bonifico il conto corrente, il conto corrente fai un KYC e tu sei comunque assolutamente schedato, identificato, la banca sa. In Bitcoin no, io mi mandi sul mio wallet qui number 35 bla 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 eccetera eccetera, ma il number 35 non è collegato a me, cioè si sa che nella blockchain questo wallet ha 10, 100, 1000 bitcoin, ma non è collegato a me, per cui non mi risulta, teoricamente non si salva da me, quindi è come moneta, come avevo detto io prima, digitale, cioè la moneta, scusate, è anonima, assolutamente anonima. Ora il ecco la sicurezza, per, mi aggancio alla tua domanda per fare un excursus su uno dei problemi che, ripeto, potrebbe succedere. L'asset che avevamo visto nella prima slide, adesso vabbè, ritornando indietro alla prima slide, era l'oro, nella moneta tradizionale, la seconda slide, l'oro. Poi è stato, diciamo così, sopravvalicato dallo standard Gold Standard, eccetera, eccetera, poi dagli accordi di Bretton Woods e dopo nel 1971, dagli accordi sempre di Nixon. A quel punto lì l'oro però rimaneva in parte, poi il petrolio, vi ricordate il petrodollar del 1970, degli anni 70, c'era un asset, c'è sempre stato un asset dietro. Ora, qual è l'asset dei bitcoin? Ve lo siete domandato, secondo voi, qual è un asset dei bitcoin? Cosa può essere l'asset virtuale dei bitcoin? Forse l'unico aspetto che io vedo è il fatto che sia deflattivo, che sia limitato, però che sia qualcosa... Non è un asset il fatto deflattivo, limitazione della... cioè, che sono d'accordo con te perché dice però no, questo è un pregio ma non è un asset, non è centralizzato, ma non è un asset, non è, un asset. È la sicurezza, l'asset dei bitcoin. Se ci pensate, se arrivano in quantum computer e vi devastano, cioè, teoricamente devastano il palinsesto della sicurezza, quindi gli hash, il consenso, il proof of work, eccetera, 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 della crittografia, cade il palinsesto, cade il bitcoin, è la sicurezza. Quindi la cosa importante, la sottostante crittografia, e badate bene, la sottostante crittografia del bitcoin è fatta molto bene, è stata fatta da gente che conosceva il loro mestiere. Hanno scelto delle curve crittografiche ellittiche veramente eccezionali, matematicamente molto molto sicure. Hanno scelto un SHA-256 che probabilmente è un post quantum, cioè resistente addirittura a quantum computer. Hanno scelto della cifratura simmetrica davvero resistente, e lì si potrebbe anche teoricamente andare su una cifratura quantistica. Ma voglio dire, hanno saputo fare il loro mestiere, ma tutto ciò è assolutamente nullo se domani mattina qualcuno si sveglia e ha la maniera di devastare la sicurezza. Ma non solo quello, un'autorità governativa può... No, non sono d'accordo. Domani l'autorità governativa può limitare il mining, può fare. Già, allora,
la Cina, ad esempio, ha limitato l'uso dei bitcoin, va bene, ma comunque il mercato nero sottostante è una fiumana, cioè è come dire web e dark web. Sono fenomeni difficilmente limitabili dalle autorità governative. È chiaro che in uno stato come la Cina, cioè in una nazione come la Cina, sì, ma qui è molto difficile. L'America ha tentato la SEC, ha tentato, ma poi ha dovuto farsi alleati. Cioè, vi siete. Martedì scorso è stato uscito un ETF che ha come sottostante Bitcoin. Bitcoin, certo. Se lo sono fatti alleati, cioè da moneta dei contrabbandieri e dei mafiosi, l'hanno fatto perché? L'hanno fatto diciamo sorgere come moneta lavata, come moneta quotata al Nasdaq con una propria, come le altre monete. Abbiamo un pricing list che è Coinbase, che è tutti gli altri exchange che sono come le altre monete. Però la volatilità è altissima. La volatilità è altissima, certo, perché attualmente il paragone fra Bitcoin attualmente e l'euro o il dollaro non ci può essere, perché ce ne sono molti di meno in circolazione, perché una quantità è molto... ma domani, non lo so... Faccio un'ultima domanda. Sì. Una crisi, tipo adesso che si è usato la parola quantitative easing, si è stampato, cioè si è creato euro per salvare il sistema, si sono immesse nel sistema quantità enormi facendo debito. Se ci fosse una moneta come il Bitcoin non sarebbe possibile, quindi noi non avremmo risolto il problema che ci ha attanagliato in questi anni, che abbiamo creato il famoso quantitative easing. Se ti fosse stato il Bitcoin, noi saremmo falliti. Falliti no, non è maleabile, certo. Bitcoin da questo punto di vista, il Bitcoin ha un itere, diciamo così, di 21 milioni, ogni blocco è scadenziato, tutto ciò che è stato progettato rimarrà così per, teoricamente, per 120 altri 120 anni. Bitcoin e coronavirus non potevano andare d'accordo. Bitcoin e coronavirus non potevano andare d'accordo, questo sì, è interessante, però sicuramente cioè non è che Bitcoin sarà l'unica moneta nel futuro. Immaginiamoci un futuro in cui la carta moneta non esisterà più, la moneta delle autorità centrali non esisteranno più o esisteranno in maniera parziale, diciamo così, diciamo uno scenario apocalittico delle banche e del signoraggio bancario e della possibilità di emettere denaro, eccetera, 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 le banche centrali. Però che cosa succederà? Succederà che esisteranno molte, non solo il Bitcoin. Bitcoin sarà un asset, diventerà l'asset stesso, ipotesi, l'oro di tutte le altre a cui si riferiranno. Ma la mia moneta, nel 2017, e qui chiudo poi, c'è stato un fenomeno che io qui, di cui non ho parlato, ma bisognerebbe aprire 10 parentesi, che si chiamavano le ICO. Non so se ne avete sentito parlare, non so se le conoscete. Allora, nel listing normale delle borse che conosciamo ci sono le IPO, cioè l'initial, no, the listing, quindi praticamente il passaggio da semplice compagnia privata a compagnia, diciamo, public, no? Ok, mentre invece nel 2017 arrivò questa forma Initial Coin, output, che sostanzialmente questa emissione di coin, di digital coin, e quindi chiunque poteva emettere la propria, anche adesso, chiunque può emettere la propria moneta digitale. Quelli che si chiamano token. Token, bravissimo. Io posso emettere dei token che ti do e sono un po', potete figurarveli come i bollini della spesa del Conan. Ricorda, fa una ICO, cioè Initial Coin, no? E praticamente mette i buoni spesa.
è denaro anche quello. Io dico, boh, io ho una compagnia cibernetica, quindi cyber security, lancio un nuovo prodotto che è un antivirus o qualche altra cosa, o un data security, eccetera, eccetera. Voi volete il mio prodotto e mi pagate con la mia moneta. Cioè, io emetto moneta e voi mi pagate con la mia moneta. Chiaro che sottostante, perché la mia moneta ha un valore? Ha un valore perché verrà quotata in un particolare exchange, sono le piccole, fra virgolette, borse, no, della quotazione delle monete virtuali, che daranno un prezzo comparato in bitcoin e quindi un prezzo comparato in dollari di fiat money. Provato il Venezuela, ma non sembra niente. Però il problema che di queste ICO, in cui io sono stato anche quando nel 2017, mi ricordo benissimo, nell'acceleratore di Santa Clara, dove siete una delle mie compagnie, c'era una compagnia digitale che si chiamava Lunir, che aveva sostanzialmente fatto questa ICO. Avevano raccolto l'equivalente di 3 o 4 milioni di euro in moneta digitale, mettendo token, quindi mettendo token e pagati in euro, no, in dollari, scusate. E quindi sostanzialmente chi aveva preso questi token, cos'era successo? All'inizio l'exchange li aveva quotati, andava su, erano arrivati a una quotazione, un listing di 50 milioni circa di dollari in equivalente. E poi dopo, purtroppo, hanno fatto gran botta, perché per vari motivi, perché c'erano anche, scusate, ma i criptogatti hanno cominciato cripto di qua, cripto di là, hanno tutto. E quindi fondamentalmente è successo un gran patrimonio. Sì. E adesso stiamo arrivando in un momento, siamo un momento dopo la transizione dal 2017, pandemia ha rallentato tutto, di ripresa, in cui sperabilmente soltanto le società, quindi le compagnie che hanno una fiducia, cioè che avranno una fiducia, potranno poi avere un riscontro per fare queste ICO. Poi le ICO si sono evolute, l'airdrop, eccetera, sono anche molto di meno. Fondamentalmente era un metodo per, tra virgolette, riciclare i bitcoin che ho rimesso lì, perché speravo, perché c'era gente che aveva tantissimo. Bene, se ci sono altre domande, volentieri, altrimenti credo, non so, ma prima parlava dei wallet, che è il portafoglio, nessuno riesce a entrare dentro. Nel suo, mettiamo che lei ne abbia 10, io non riesco a entrare. Io non ne ho. No, io sono un profeta. No, allora, giustamente. Ecco, sono così sicuri che nessuno riesce a prelevare nulla. È quello che dicevo prima, l'asse della sicurezza. Ecco. Però, sai qual è il problema? Anche tu. Il problema è stato che certa gente, dopo aver minato per anni così per gioco, si ritrovò nel wallet qualcosa come 1 milione di bitcoin. Fateci conti quanto può essere un milione di bitcoin ad oggi, che cioè $60.000, sono 60 milioni di dollari. Una cosa di questo genere. Sono 60 miliardi. 60 miliardi, scusate, 60 miliardi. Esatto. 60 miliardi. Ora, il problema è che se tu perdi la password, quelle famose 12 parole, come si chiama? Esatto, la passphrase. Non c'è verso. Cioè, non c'è verso, perché la criptazione è davvero molto, molto, molto forte. Questa, però, attenzione, sono successe nel 2017. Noi abbiamo assistito a una società in Slovenia che aveva. Cos'era successo? Che gestivano questi wallet, perché il problema dopo non è che tu prendi il wallet e te lo metti in tasca, o ce l'hai sempre con te, o te lo metti in chiave e metti la password, insomma, in qualche cassetta di sicurezza, in 3 o 4, insomma, prendi delle contromisure per non dimenticartela, per lasciare, insomma, non nel computer, eccetera, eccetera. Il rischio di scolpirla. Quello che è tatuartela sotto i capelli, poi dopo se cascano i capelli, non è che, no, per dire, non lo so, è tutta la strategia che vuoi.
Il problema rimane, cioè rimane un problema, che se tu hai questi bitcoin ma non, intanto non hai la password e quindi non riesci più ad entrare, è finito, cioè non, o trovi delle strategie davvero incredibili per potertela memorizzare, o se no sei fregato, perché davvero è una cifratura molto elevata. Ah, stavo dicendo, scusate, mi era passato in mente di quella società della Slovenia. Interessante il caso, poi chiudo. Questa società, cioè il wallet lo dava, cioè era una gestione di come dire, portafogli, no? Sorta di banca di wallet, no? Di conti. E loro ti gestivano i conti di questi wallet. Il problema è che cosa è successo? Successe che avevo lasciato il computer acceso, quindi il wallet in uno stato di hot, no? Quindi e degli hacker sono entrati nel loro server, gli hanno rubato tutto, perché i wallet erano aperti, perché loro facevano trading in questi wallet con i bitcoin. Quindi lasciando i wallet aperti, gli hanno rubato tutto. Quindi c'è quell'altra dimensione, lì è stato un errore umano, lì è stata anche un... Però... Bene, direi che interrompiamo il nostro incontro oggi, in orario secondo le nostre abitudini, e se per caso qualcuno di voi ha piacere di ricevere le informazioni da parte di Palestra della Scienza, lasciate la vostra mail e altrimenti guardate nel prossimo. Bene, buonasera. Grazie.